Con il video di risposta di oggi torniamo a parlare di sirene attraverso una ripresa amatoriale di un avvistamento che mi è stato chiesto di analizzare per verificare se poteva trattarsi di un video reale o meno. In realtà i video che mi sono stati proposti da Marco Aiezzo, al quale mi rivolgo attraverso questo mio video, sono due, e però per il momento ho deciso di proporre solamente ciò che sono riuscito a trovare dall'analisi di uno di essi. Allora Marco, come ti dicevo nel messaggio che ti ho inviato di risposta, il video sembrava a prima vista reale e in un certo qual modo lo è, però c'era qualcosa che mi insospettiva e con l'analisi nel dettaglio che ho eseguito sono riuscito a scoprire di che cosa si trattava. Io ovviamente ora ti mostrerò cosa sono riuscito ad ottenere analizzando questo video e poi sarai tu stesso a decidere se essere d'accordo o meno su quanto ti sto per dire. Il video in questione è quello girato nei pressi della scogliera in Croazia, dove si può notare in lontananza una figura umana con coda di pesce che effettua un rapido salto per poi ricadere nuovamente in acqua. Ingrandendo e rallentando il filmato si possono notare alcuni particolari che renderebbero il filmato reale, come ad esempio l'acqua sollevata dalla coda nel momento in cui compie il salto, l'ombra proiettata sull'acqua durante la sua discesa ed infine l'increspatura della superficie del mare prodotta dal suo rientro in acqua. Tuttavia, se prestiamo più attenzione, possiamo notare che in realtà, anche se la figura che esce dall'acqua è reale, il filmato non è altro che un falso. Ciò che lo rende tale è la comparsa, nella fase iniziale del salto, di quella che sembra essere una sorta di corda che permette alla figura di essere sollevata oltre lo specchio d'acqua e dalla quale si libera per concludere il suo rientro in mare. A rafforzare questa mia ipotesi è la presenza sulla scena di una piccola area opacizzata che sembra nascondere la sagoma di quello che potrebbe essere un elicottero a cui è stata fissata una delle estremità della corda. Ovviamente non è detto che debba trattarsi per forza di un elicottero, potrebbe infatti essere anche uno di quei paracaduti utilizzati per fare kitesurf o comunque una qualsiasi altra cosa in grado di volare e di sostenere e tirare la strana figura al di sopra del pelo dell'acqua. So che può sembrare comunque una tecnica un po' troppo elaborata per un video da pubblicare su YouTube, però direi che visto il numero sostanzioso di visualizzazioni che ha ottenuto dalla data del suo caricamento, direi che ne valsa anche la pena. Bene, detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarti per aver visionato questo video e ti aspetto nel prossimo, dove come sempre affronteremo un nuovo mistero. Quindi grazie ancora e ti aspetto nel prossimo video.